Sono molto in alto. La via dello sciamano deve essere qui, da qualche parte. Ecco uno degli indicatori di cui mi aveva parlato Naltuk. Sembra che ogni indicatore punti a un altro, segnando il percorso. Dovrò addentrarmi nella caverna di ghiaccio fredda e sinistra. A cosa serve questo sonaglio? A guidarmi con l'aiuto del suono? Se ce ne sono altri, il mio focus li troverà. Giusto, il focus può rilevare i sonagli e aiutarmi a trovare la strada. Un altro indicatore. Bene. Aspetta, indietro? Un sonaglio. Prima questo bivio non c'era. Non di qua. Ma allora, dove? Oh, ok. Su. Che seguitori. Meglio fare attenzione. Bene, si va di qua. Andiamo. Spero fuori dalla caverna. Devo superare questi inseguitori, in un modo o nell'altro.
Ciao, ciao, caverna. Cos'altro mi offre questa via? Come funziona questo ponte? Sembra che dovrò far salire il livello dell'acqua per passare. Superiamo la curva. E ora come lo attraverso? Bene, giù. Si scende e poi si sale. E da qui si sale. Devo tirare la corda per metterlo in posizione. Bene, il ponte si sta riempiendo. Ce l'ho fatta. Bene, verso altre cascate. Burgrand non esagerava. C'è qualcosa di nuovo qua fuori. E non credo che sia amichevole. Avanti e ancora avanti. Non mi piace questo rumore. Sarò scoperta finché non mi sarò occupata di quella torre. Entra dritto in direzione di quei versi di macchina.
raggiungere quella torre per eseguire l'override sarà un problema. Devo eseguire l'override sulla torre e controllarla. Interessante. Forse potrei eseguire un override. Bene, immagino tu voglia conoscermi, bestione. Devo avvicinarmi alla torre ed eseguire l'ordine.
nuova macchina minacciosa a terra. Ora pensiamo a Aurea. Il che significa che dovrò arrampicarmi. Dovrei riuscire a salire fin lassù. Questo deve essere il santuario di cui parlava Naltuk. Immagino che dovrei prendere del blu bagliore. Fulgore. Ora capisco perché vale tanto. Naltuk ha detto che Aurea è oltre il santuario, sulla montagna. Meglio fare le scale. Una scala è stata ritirata da Aurea. Ora dovrò... Una porta antica. Forse dall'altra parte c'è Aurea. Quanto strano equipaggiamento. Che posto era questo? Chiusa. Forse il focus può aiutarmi. Sembra che la porta sia collegata a qualcosa laggiù. Questi nodi sul pavimento devono essere collegati alla porta. Beh, ho fatto qualcosa. Cosa dovrei farmene di queste luci? Queste cose girano e cambiano il flusso della luce. Bene. Vediamo se la porta è aperta.
Sento aria fresca. Non c'è nulla da questa parte. Di nuovo fuori. Forse posso rientrare da quella struttura lassù. Pare che dovrò raggiungere le scale. Manca poco alla cima. Orea deve essere vicina. Deve essere qui, da qualche parte. Te lo chiedo ancora, come ho fatto molte altre volte. Parlami. Cos'altro desideri da me? Esiste una preghiera che possa raggiungerti? O un sigillo che spezzi le tue catene? Non posso aiutarti se non mi parli. Ti chiedo solo un sussurro. Guidami. Chi? No. Come? Come sei arrivata quassù? La via era stata bloccata dall'anima. Ho usato uno di questi. Vorresti vederlo? Sì, mostramelo. Ti prego. È più grande, ma l'obiettivo è sempre lo stesso: riportare la luce alla fonte. Thank you.
Canale ausiliario recuperato. Exploit riuscito. Restrizioni annullate. C'è qualcuno? Orea. Orea, ho bisogno. Missione non autorizzata. Ritorno all'incarico programmato. No, non mi arrenderò. Orea, il gemone mi sta stringendo. Orea, aiuto. Trasmissione terminata. Hai restituito la voce all'anima. L'hai sentita? La voce dell'anima mi ha richiamato sulle cime del rombo di tuono. È riuscita a liberarsi dalle catene del demone per un attimo. È solo grazie a te. Ma chi sei tu? E che cosa vuoi? Sono Aloy. Naltuk ha detto che poteva servirti il mio aiuto. Non si sbagliava. Tu sei stata una rivelazione. Ora so per certo che l'anima esiste e forse insieme possiamo trovare un modo per liberarla. Facciamo un passo alla volta. Sono venuta qui per avere risposte e finora non ne ho ancora avute. A me sembra che sia tu la risposta. Ma certo, ti dirò quello che so. Burgrend ha detto che sai qualcosa su un uomo di nome Silence. Che potresti averlo incontrato nel conclave. Quando si sente quel nome è sempre seguito da segreti. O svaniscono, eventualmente. Perché lo vuoi sapere? Ha fatto delle cose terribili. Ma mi ha anche aiutato quando ero da sola. Non so molto su di lui, come vorrei. Immagino sia un aiuto molto potente, ma sono certa che avrà un prezzo. Sfortunatamente ho fatto voto di silenzio al conclave su questa faccenda. Capisco, ma tu e io ci stiamo aiutando a vicenda, giusto? Sì, ma così infrangerei un giuramento. E non posso farlo. Pare che tu abbia un precedente con questa anima. Lei mi ha salvato la vita. Qui, 4 anni fa, durante la guerra coi Karja. Uno squadrone disperse il mio Werak. Ero rimasta da sola. Ho attirato il nemico a Biancopasso, sperando di perderlo nella nebbia. Hanno resistito, mi sono rifugiata nella caverna. È stato allora che l'ho sentita nomade come me. L'anima della luce blu, ma separata da essa. Ha chiesto il mio aiuto, mi ha scelta. Ma io non avevo modo di aiutarla, non con i Karja, che mi erano alle calcagna. Ha chiuso una porta nella montagna qui sotto. La stessa che hai aperto per arrivare qui. Chiusa con mezzi simili a quelli in questa stanza. Così lei ha bloccato i Karja. Al sicuro. Ho potuto fare ciò che mi aveva chiesto. Il demone. Che cosa sai dirmi? Ho parlato con l'anima molte volte. Prima qui. Poi nel rombo di tuono. L'ultima volta mi ha detto di essere sotto l'attacco di qualcosa di invisibile agli occhi dei mortali. Qualcosa di malvagio. L'ha chiamato il demone. E voleva il suo potere per sfruttarlo appieno. Ha implorato il mio aiuto. Anche per distruggerla, se necessario, per impedirgli di usarla. Era 5 anni fa. E non l'ho più sentita. Fino a oggi. Vediamo se ho capito bene. Abbiamo sentito 2 voci. Quella che chiami anima. Catturata, a quanto pare, dall'altra, che definisci demone. Pare che questo demone sia legato alle macchine e al motivo della loro ferocia. Scoprirò come. L'anima e il demone sono entrambi sul rombo di tuono. Una montagna. Quindi andiamo là e capiamo cosa significa. Non si può. Il rombo di tuono è pericoloso, più di quanto immagini. Il demone lo protegge. E poi Aratak ci fermerebbe di sicuro. Come capo tribù controlla l'accesso alla montagna. Ed è impossibile ragionare con lui. Pare serva un nuovo capo tribù. Ecco un'idea che ci attirerà delle simpatie. Tu sei una cacciatrice. E non una qualunque, scommetto. Non è impossibile. Perfino per una straniera. E Aratak non rifiuterebbe mai la sfida. Se fossi conosciuta nel Werak. Cosa?
Io? Sfidare Aratak? Non voglio essere una capotribù, tantomeno di un manipolo di Banuk che non mi vuole. Ma tu vuoi andare a Rombo di Tuono, no? Hai sentito l'anima? Sta soffrendo, tormentata dal demone. È necessario liberarla. E forse quando spezzeremo le sue catene, potrà essere lei a darti le risposte che stai cercando. È incredibile che io stia accettando. Bene. Cosa devo fare? Fatti notare dal Werak che mostra il tuo valore. Vinci ai terreni di caccia. Uccidi i banditi nello squarcio. O parla con la mia amica Sekuli. Aiutala. Ti farai sicuramente notare. Fa ciò che puoi. Quando sarà il momento di gettare la lancia ai piedi di Aratak, sarò lì a supportarti. Per ora, sarò qui per rispondere alle tue domande sulla sfida. Oh, e un'altra cosa. Nella cassa laggiù c'è un'arma come la mia. Prendila. Ti sarà molto utile.